nel testo dell'Apocalisse, che è un testo che può sembrare così molto astratto, molto immaginifico, c'è la sofferenza di una comunità cristiana che si trova sempre in questo combattimento tra Dio e il male, fra Dio e il mondo nel senso negativo della parola. E vedervi tutti insieme quest'oggi non solo rassicura e anche dà una grande consolazione nel vedervi insieme come istituzioni del nostro Stato, della nostra Repubblica, chiamate a vigilare e a tutelare il territorio, ma anche ci offre un'occasione per riflettere sul senso dello Stato, che cosa sia uno Stato democratico, così come i padri costituenti ci hanno, per così dire, consegnato nella Carta Costituzionale. E ritornare alla Costituzione significa ritrovare un poco il preambolo, la fide, possiamo dire, il senso di uno Stato che vuole davvero avere un colloquio educativo, formativo con la comunità. La Polizia di Stato celebra il suo protettore nella Cattedrale di Ariano, la funzione eucaristica in onore di San Michele Arcangelo. Un appuntamento importante per tutto il personale della Polizia di Stato. Ad Ariano, le massime autorità civili e militari della provincia di Avellino, una rappresentanza dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e i familiari delle vittime del dovere. Due anni fa eravamo a Sant'Angelo dei Lombardi, nella diocesi della città simbolo del terremoto nei 40 anni, l'anno scorso nel capoluogo come doveroso e quest'anno anche nella diocesi di Ariano, un territorio importante per noi, non soltanto per l'attività istituzionale ma proprio perché come polizia, col commissariato siamo profondamente legati a questa realtà. Anche qui abbiamo un significativo purtroppo spaccio di sostanze stupefacenti e poi abbiamo anche un'altra particolarità che ci impegna in modo decisivo, mi riferisco alle grandi opere che stanno per realizzarsi proprio in questo territorio, l'alta velocità, la stazione Irpinia, quindi con la collaborazione ovviamente di tutti gli enti, gli organi istituzionalmente competenti partecipiamo noi, anche noi a questo lavoro preventivo per impedire infiltrazioni da parte dei gruppi della criminalità organizzata ed è un impegno serio anche questo. Ad officiare il vescovo della diocesi Ariano-Lacedonia, Sergio Melillo. San Michele Arcangelo, difensore del popolo di Dio, fu proclamato patrono della polizia da Papa Pio XII nel 1949 per la naturale assonanza con la missione portata avanti ogni giorno da ogni singolo operatore. Abbiamo molto apprezzato questa scelta del questore perché poi manifestare anche con questi eventi la presenza forte dello Stato nei diversi territori, l'Irpinia si caratterizza per questa dimensione molto ampia e certamente Ariano è il secondo centro, ma anche il tema della presenza per significare l'attenzione enorme su le grandi opere e in assoluto su tutto quello che si sta muovendo sul territorio come lavori pubblici, come lavori privati, richiede che ci sia uno sforzo ulteriore da parte delle forze dell'ordine con il coordinamento della prefettura nell'ottica della prevenzione antimafia. È necessario elevare l'attenzione ed è necessario che questa presenza delle forze dell'ordine stimoli gli stessi imprenditori, le associazioni di categorie, gli stessi cittadini, perché siano anche loro una sentinella, offrano segnalazioni, siano attenti a che sul loro territorio, che nel complesso è un territorio sano, l'economia legale prevalga sui tentativi della criminalità organizzata di inserirsi.